Eccoci qua con la nostra carriola ambulante, il nostro gobbo di Notre Dame. E signori, continuiamo ancora un po' Mad Max, diamo un occhio. Abbiamo la possibilità di vedere la mappa. Allora, sembra piccina, ma secondo me è piena di cose da spupazzare. E con alcuni di voi ne abbiamo già parlato nei commenti. Purtroppo ci sono un sacco di secondarie che non sono granché, ma quelle insomma me le potrò vedere anch'io. Adesso in questo momento però siamo ancora in questa fase iniziale, un po' di tutorial. Dobbiamo raggiungere il grande nulla, il cimitero. Ok. Tutti i veicoli hanno bisogno di carburante per funzionare. Grazie a cazzo. Poi perché abbiamo la guida all'inglese, non lo so. Perché è ambientato in Australia, come il primo Interceptor che però. Ah, così. Mi sembrava strano. Però troviamo anche dei pezzotti. Rottami. Ma vabbè, così. Ecco. She's out of gas. Cazzo! Ah, ci sono i bastardoni! Madonna! Sì, vabbè, ma queste cose sono un po' più carne da macello. Ti sarebbe piaciuto, insomma. Però è bello, devo dire la verità che picchiare è veramente soddisfacente in questo gioco, sì. Soprattutto rubare a sti stronzi. Ah, questa è buona. No, dai fuoco non mi sembra il caso. Fai rifornimenti. Cazzo, era piena murata questa tannica, che culo. Ecco, immagazzina tannica. Che cazzo. Perché mi devo mettere nel punto giusto. Ma quante ce n'è? Beh, ma io la prendo su tutte. Non posso. Non posso. Allora a sto punto dai fuoco. Porca troia. Che bella distruttibilità! Fico! E qua continuano a crescere le taniche, va bene. Cosa mi dice che questo luogo sarà poco ospitale? Molto bello anche il rumore che fa il motore. Vabbè. No, ma. Ma non voglio usare la mia tanica. Che palle. A parte che non voglio essere arrogante e prendermela con la direzione artistica che ha diretto questo gioco, appunto, però. Veramente il nostro nemico si chiama Scroto Scabroso. Ma Dio santo. Ma come cazzo? Cancello debole, impossibile speronamento. E tanti saluti. Exaltation! She's cracked open! We must hurry! Wardens of this place murder on sight! Sì, ma è inguidabile sta cazzo. Ma porca puttana. Dobbiamo aggiornarla perché per il momento veramente non si tiene. Guarda che roba. Cioè. No, non si riesce veramente a gestire. Sta andando a fuoco il motore, mi sta andando a puttane la macchina. Già chiamarla macchina è una parola grossa, però.
No! Madonna! No! Non so, non so. Telecamera, ti prego, cioè. Almeno tu. Sta andando a fuoco. Dimmi che siamo arrivati, se no un casino. Ok. No, veramente, è ingestibile quell'auto qui. There! Our prize, right for the taking! Go quickly! The only way to get up there is through those cave tunnels! Chi è quello? Bastardo, t'ho visto. Something here. Sarà da menare le mani qua, Max. Preparati. Anche la torcia abbiamo. Wow. Still works too. Cazzo, questo qui che continua a sfuggirci. Qua cosa c'è? Ah, riempiamo la borraccina, va. Bene. Siamo fullati. Però è simpatico, devo dire la verità, è fiante lì. Il ciambucket. Il ciambucket. Continuo a raccogliere i rottami. Aspetta che devo prendere la roba qua che sono... Hola. Sono felice solo se... Al 100% sto. Figa scroto scabroso, dai, non ce la posso fare. Mi piace molto questa. Se no... questa è più simile all'Interceptor. No, questa qua non mi piace, è fatta rosto. Non sono male, però... Sono indeciso. No, questa è un... No. Sono indeciso tra questa, che è un po' più classica Interceptor, e questa. Mi piace molto di più questa. Sì. Sì, poi c'è anche le punte davanti. Sembra più cattiva. Per speronare i bruzzi signori. Occhio dietro. Ecco. Ma chi cazzo sono questi adesso? No, no, scusa, scusa. Aia. Testa di minchia. No, scusa. Sai che non si può però inquadrare il nemico? Porca tre, ma quanti sono? Basta tu, madonna, quanto rompi le palle. Ok, aspetta che dovrei bere io però. Non posso. Non mi lasciano stare. No, ma cosa fa? No, devo bere assolutamente. Madonna, ma finché non tengo schiacciato non mi va sull'energia. Ma va a cagare, ma vai a cagare, ma come cazzo, eh? Il fatto che non mi inquadri il nemico, ma che io debba sempre tenerlo... Sta di cazzo, devo sempre tenerlo inquadrato manualmente. Dai, crepa, va. Ok, questo cos'è? Bene. Coltello. Oh.
Ma non ho capito come lanciarlo. Ah, eccolo qua. Vacca puttana, che bello. Dai, P. Ma non ne ho più di coltelli, cazzo. Lo usi una volta e basta. Posso anche rollare contro, eh. Fanculo. Bisogna metterci su un attimo la mano e cercare di capire chi è meglio sconfiggere per primo. Perché prima avevo lasciato il tipo... Cazzo. Il tipo col coltello... Ancora in piedi? No, no! Sei scemo? E lasciarlo in vita non è stata una bella idea. Però cazzo, la cura è... Guarda. C'è un casino. Via, 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 via. Bella, bella. Porca, ecco. Usa il L1 per mirare e sparare ai punti deboli con il fucile. Usa il quadrato. Vabbè. Sì, vabbè, ma io non riesco a guidarle ste macchine. Ma non ho il fucile io. Ma come aveva un colpo? Ma perché mi... Ma non è vero. Vaffanculo, va. Madonna, che belle le esplosioni. Cazzo. Toh, imbecille. Ah, guarda. Fa proprio uno strafe. Mi ricorda un sacco Rage. Tac, bello, speronarli. Speronarli è davvero bello, cazzo. Ci sono alcune meccaniche in quel gioco qui che sono spettacolari. No! Vabbè. Ho preso danno, tra l'altro. Oh, praise me! We're alive and free of the graveyard! Wait, something's loose. I can fix it now if you stop. Or later, at my sanctum. It's your choice. It needs repairs now. Ah, lui me la ripara, guarda, è come un ingegnere di Battlefield. Sì, ma l'hai fatto? Ah, mi devo fermarmi. Ok. Intanto che lui si fa i cazzi suoi, qui mi dice... Questo relitto ribaltato è il luogo scelto... vabbè, il santuario, ma devo tornare lì? Speravo di poter avere accesso... a un minimo di libertà, ma non ancora, si vede. Cioè, fa veramente, guarda, fa veramente come le macchine di Lupin. Che si muove di lato. Oh, cratto. Ma come? Un trofeo, vabbè, così. In viaggio verso il nulla. Guarda che bello, luci ombra. Ok, torniamo qui al santuario. Vediamo che c'è da fare. Poverino. E cosa combini? I need more than just a body and smooths. Hey man! Oh, we need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap! Huh? Oh, fuori. Ma che faccia torta! Opera virtuosa. Ci servono dei pezzoni? A parte che. Tanto rubo quella roba qua. May
also proved to be useful in battle. How so? When we could use it to defeat enemies, rip off doors, and even wheels. Sto rubando dalla sua officina i pezzi che poi a lui serviranno per mettermi a posto la macchina. Perché questa junk and parts. Yeah, but the jag tip, it's not here. See, it's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For it's just there for safekeeping. See? No, cos'è? Ah, no, è quello per arpionare le cose. Cazzo, qua è una maca, pensavo. If I respect the livers, this harpoon will be very useful. Pensavo intendesse la punta dell'auto. Benvenuto nel garage. Qui potrai costruire e personalizzare la Magnum Opus. C'è la categoria arpione. E vabbè. Ad esempio, noi appunto l'arpione ce l'abbiamo. Max ha raccolto la punta e abbastanza rottami per poter installare l'arpione standard. Lo facciamo, direi. Vuoi acquistare e installare l'arpione? Sì. Ok. Griglia da speronamento. Ah, eccola qua, la punta che intendevo io. Sì. Installa barra semplice. E tipo le altre. Ah, devo andare avanti con la storia, quindi comunque non potrei. Ho perso di accelerazione, però. Manovrabilità lo so anch'io che fa schifo, guarda, è in negativo, eh. Ok, fa cagare la punta semplice, ma mi toglie quella cattiveria che aveva il davanti. Speriamo di poter sbloccare qualcosa di meglio. Lo scarico voglio. Scarico standard. E quello mi tengo. Le sospensioni, che magari va un po' meglio la macchina. Potrò? No. Devo andare avanti con la storia. Bello, mi piace però questa cosa di dover potenziarmi il mezzo. Gira tutto intorno a quello poi alla fine, ragazzi. Dobbiamo costruirci la macchina per andare a fare i cazzi nostri. Questa è la trama di base di Mad Max. She'll need nitrous. Anche. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus. All right, let's do it. Ok, distruggiamo quei cosi qui. Che sono dei spaventapasso, li chiamo. Usa la potenza dello speronamento, ma top. Li hanno messi gli uomini di Scrotus. Poi ci salutiamo. Cazzo, ma ci sono i pezzi. Quando li rompo, guarda. Keep an eye on the car. Mi servono. Ah, questo qua è protetto. L'arpione. Ma veramente? Sì. Sai che cazzo gli è venuto in mente? Programmatore. No. Scout it out. Porca vacca, con quanta leggiadria. E dobbiamo andare a prenderci questo. Chi è questo? Radunare gli occupanti. Ah, è la vedetta, diciamo. Gates defended. Cancello protetto. Condotto di fiamme. Ci sparano con lanciafiamme qui. Sniper out front. Anche il cecchino. Ah, che palle. Perimetri accampamenti. Spesso sorvegliato da vari tipi di difese. Ok, potenzia le difese quando vanno in allerta. T
tipo Far Cry. Va bene, ragazzi, facciamo che ci salutiamo anche per questo appuntamento. L'accampamento ce lo becchiamo nel prossimo video e poi valuteremo di volta in volta, dai. Per il momento sembra simpatico, particolare, ma simpatico. Io vi saluto e vi ringrazio e vi saluta anche qui l'amico di Scrotus. Alla prossima.